Oggi parliamo di un problema serio, un problema reale, ovvero dove trovo le informazioni corrette per partecipare ai bandi pubblici per ottenere finanziamenti per avviare nuovi progetti di business. Uno degli obiettivi dell'Unione Europea è quello chiaramente di rafforzare il mercato del lavoro all'interno degli stati dell'Unione. E come si realizza questo obiettivo? Si realizza attraverso un fondo che viene finanziato da parte di tutti gli stati membri dell'Unione e i soldi che vengono raccolti vengono poi smistati a tutti i vari stati membri che possono utilizzarli per finanziare bandi pubblici. Allora, detto molto sinteticamente, i finanziamenti dell'Unione Europea possono essere diretti e indiretti. Sono diretti quando vengono erogati direttamente da Bruxelles, ma parliamo di finanziamenti relativi a progetti molto complessi che coinvolgono imprese che fanno parte di tanti stati dell'Unione Europea. Quello che interessa a noi, quello che interessa, alle imprese del territorio italiano, per esempio, sono i finanziamenti indiretti, ovvero i finanziamenti che l'Unione Europea poi dà al nostro Stato, il quale Stato centrale va a smistarli tra le varie regioni. Sono le regioni, infatti, che poi direttamente organizzano i bandi pubblici per finanziare specifici progetti di impresa. E allora, per rispondere alla prima domanda che mi sento porre in continuazione, ovvero dove trovo le informazioni corrette per questi bandi, bisogna monitorare in primis il sito del Ministero dello Sviluppo Economico, in secundis il sito di Invitalia, che è il braccio armato del Ministero dello Sviluppo Economico e ha come compito quello di organizzare taluni bandi e finanziare specifici progetti di impresa. E poi, cosa molto importante, bisogna monitorare costantemente altri tre siti: il sito della propria regione di riferimento. Se sono nella regione Lazio, monitorerò il sito della regione Lazio per verificare se ci sono nuovi bandi aperti. Poi devo monitorare il sito della finanziaria di riferimento della regione di appartenenza. Ogni regione, infatti, ha una propria società partecipata, società pubblica, che ha il compito di organizzare taluni bandi pubblici e quindi erogare i finanziamenti per specifici progetti di impresa. Sempre per fare un esempio concreto, la regione Lazio ha costituito Lazio Innova, che ha come compito quello di organizzare bandi pubblici e gestire la fase istruttoria successiva. E poi un altro sito molto importante da monitorare è quello della Camera di Commercio del territorio dove si trova la nostra impresa, la nostra ditta individuale o ancora, se siamo liberi professionisti, del territorio in cui svolgiamo la nostra attività professionale. Perché da poco tempo a questa parte anche i liberi professionisti possono partecipare ai bandi pubblici perché sono stati equiparati alle piccole e medie imprese. Una volta quindi che sono atterrato sul sito di riferimento e ho verificato che esiste un bando pubblico al quale posso partecipare, bisognerà verificare tutti i requisiti che quel bando pubblico prevede per la partecipazione. Bisogna stare molto attenti, per esempio, ai termini di scadenza, bisogna stare molto attenti alle spese ammissibili, le spese finanziabili, le percentuali, quello è il dato più importante da considerare, perché se noi vogliamo farci finanziare una determinata spesa, un determinato costo che dobbiamo sostenere nella nostra attività di impresa, dobbiamo verificare precisamente la percentuale finanziabile attraverso quel bando. Ma la cosa più importante da fare quando si partecipa ad uno di questi bandi è predisporre un perfetto business plan e piano finanziario che poi verrà valutato dalle autorità competenti. Molto spesso l'errore che commettono alcune piccole e medie imprese è sottovalutare l'importanza del business plan e del piano finanziario. Se si presenta un business plan coerente, credibile, veritiero e con un progetto di impresa reale, nel senso che soddisfa un reale bisogno di mercato, è quasi sicuro ottenere il finanziamento da parte della regione, della Camera di Commercio, eccetera, eccetera. Quindi, sintetizzando, bisogna monitorare costantemente questi siti internet che ci permettono di essere aggiornati su tutti i bandi che magari stanno per essere pubblicati o i bandi appena pubblicati con le relative date di scadenza. Un trucchetto può anche essere quello di abbonarsi a taluni siti internet che fungono un po' da aggregatori di queste notizie. Con una minima spesa annuale possiamo abbonarci ad una newsletter che settimanalmente ci aggiornerà su tutti i bandi ai quali eventualmente possiamo partecipare.